ragazzi, noi oggi ci siamo nascosti, eh? È molto bello. Esatto. C'è Angelo che ha scritto... nascosto in un bellissimo posto. Sì, ma c'è già Angelo che ha scritto una cosa, ma vabbè, voi fate finta di niente, voi potete esatto, leggere. Non guardate. Perché, vabbè, vabbè, ma ovviamente è chiaramente ovvio. Io devo trovare tutti loro, c'è solo Gabri che purtroppo però oggi può parlare. Lo so, purtroppo solo io ci sono. Perché stiamo registrando la sera, ovviamente, quindi se noi registriamo la sera, chiaramente poi dopo cosa succede? Che gli altri non possono parlare, ad alta voce. Esatto. Però vabbè, va comunque bene, no? Nel senso, tanto Gabri è bravo a parlare, vero Gabri? Credo di sì. Ci ha messo mezz'ora a rispondere. Lo so. Questa lo potrebbe essere un piccolo problemino. No. Sì, ma la smettete di scrivere cavolate voi? No, perché cioè sinceramente mi state già facendo inalterare, innervosire, inaltescaperare. Io qua ho già visto qualcuno. Hai già iniziato a cercare, Dennis? No, allora è proprio un deficiente quello. Allora, perché scusate, io sì, ho comunque ho già iniziato a cercare chiaramente. Ah, capisco. Ma certo che anch'io ti risposto mezz'ora dopo comunque. Ho notato. Allora, qua c'era un signor, mi sa Angelo, mi pare di aver visto. Ah, capisco. Che si sarà andato a nascondere da queste parti. Esci fuori, codardo. Muoviti, l'hai esci trovato? Fuori. No, dai, dove sei? Allora, il bello è che noi, allora, i dunisiani purtroppo non hanno ancora visto i nostri amici bellissimi. Però noi siamo tutti qua, che si sono nascosti, perché loro si devono essere nascosti bene. Esatto. Dunisiani, ricordatevi che in momento di difficoltà Dunis potrebbe anche utilizzare il comando /tp per teletrasportarsi direttamente al corpo dei nostri poveri amici. È illegale quel comando. Allora, illegale è chi l'illegale fa. È vero. Cosa ho detto? No, infatti è vero cosa hai detto. Infatti. Allora, qua c'è qualcuno di molto vanitoso che si sarà nascosto in casa propria perché vuole mostrare la propria casa per dire quanto è bella la mia casa. Capisco. E quel qualcuno dovrebbe... E chi sarà mai? Allora, a parte Gabri, però dico, quel qualcuno sarà sicuramente o Angelo. Esatto. O Kira. Cioè, secondo me... Angelo. Beh, per forza, perché la vanità nel bisogna cuore far vedere mio... la casa. Esattamente, però purtroppo... allora, devo dirvi che ovviamente avete una casa veramente stratosfericamente bella e il merito di questa costruzione è mia, chiaramente, perché ho costruito io. Sì. No, cosa stai dicendo, Chiara? Non sai nemmeno mettere due blocchi, figuriamoci se sai costruire. Io veramente sono completamente scioccato da te e dalla tua chiaritudine. Però, Dennis, ora non ce l'hai proprio la casa, te. Cosa sta facendo? Angelo, non scrivere cose che potrebbero essere fraintese, per l'amor del cielo. Ah, però Dennis, oddio, Gabri, mi sono cagato addosso per il goblin. Cosa è successo? Mi sono cagato addosso per il goblin che c'hanno in casa. Ma come? Oh, mio Dio. Sì, no, veramente, mi sono visto una cosa enorme, tipo, davanti e ho detto, oddio, aiuto. Ma come? Allora, comunque, stai attento che quando scrivono, tolgono shift, quindi si vedono. Hai ragione. Ah. Oh Gabri, tu sì che sei. Vedi, ti ho dato un bel consiglio. Non ci avevo pensato. Adesso non scriveranno più sicuro. La ciuta ha scritto. Allora, aspettate un attimo perché qua non funziona. Cioè, nel senso, qua succede sempre una cosa che non va mai bene. Perché praticamente io non so dove siano le altre persone qua. Potrebbero essere nel santuario per caso? Nel santuario dei tizi qua. Io adesso sto entrando nel santuario. Dunis, ti vedo. Dunisino, ma cosa... Dai, mi hai già trovato, non è giusto. Allora, sì che è giusto, è giustissimo. E non comunque, è vero, Gabri, dovevi trovare prima loro. Ma io non me l'aspettavo completamente, comunque, caro Gabri. Non sapevo dove nascondermi. Adesso mi aiuterai chiaramente a trovare loro. Sì, va bene. Ok, molto bene. Allora, prima di tutto... Allora, stai zitto prima di tutto, quel stupido imbecille, come ti permetti? Non ho neanche parlato. Ti do un pugno in faccia, sai? Un no, pugno nel please. Muso. Un pugno nei non capelli. Non me lo merito. Un pugno nelle mani. Un pugno nella pancia. Cosa? Quindi praticamente succede che praticamente noi dobbiamo andare. Ah, mi sono fatta male. Allora, voi Lincia, dovete smettere di scrivere cagate. Sono seri. Esatto. Puzzoni, pervertiti, schifosi. Ma io veramente non so, cioè sono completamente dei deficienti. C'è Chiara che si sta contenendo, ma Angelo che è veramente un maiale. Cioè Angelo. No, ma perché voi non sapete, gli indiani, cosa hanno scritto prima.
Però che non ve lo dica, perché veramente lì va a finire male. Perché noi a volte ci prende, vabbè, lasciamo perdere, che è meglio non dire. Esatto. Ma comunque se li trovo non dico niente, oppure dico. No, devi dire. Dico, sì. Ok. Devi dire, hai trovato, vero? No, non ancora. Sei inutile, scusa. Ma come fai ad essere così inutile? Lo so, non li ho ancora trovati. Sei puzzone! No. Inutile, schifoso. Cosa? No, Angelo! Angelo, no, seriamente, adesso non sto scherzando, non devi scrivere queste robe. Perché non puoi scrivere queste. Non ci sono, ok, perfetto. No, perché potrebbe essere compromettente, ok? Che non è. Esatto. È comunque family friendly. No, vabbè, allora facciamo così. Se a lui piace il sederino di Gabri, perfetto. Cosa? Se lo tenga, Gabri. Cosa? È tutto. Cosa? No, stai lontano. Ci vede. Come ci vede? Dove sei? È qua dentro. Ah, può essere, Gabri. Tu hai un occhio arguto. No, non è qui dentro. C'era un tizio con la zucca, era molto strano e inquietante. Quindi... È lo zombie di Halloween, è rimasto ancora. Allora, dove... Ah, Angelo aveva detto, quando io ti avevo trovato, Angelo aveva detto, ti vedo. Quindi, se la memoria non mi inganna, lui dovrebbe essere da qualche parte qua in giro. Diciamo vicino al santuario. Quindi, usiamo i firewall. Andiamo. Io sto usando chiaramente le litra tunisiani, perché così si arriva, esatto, prima bellissima. Alla metra. Alla metra. Allora io controllo a casa di Fede, che magari è qui dentro. Fai bene a controllare a casa di Fede. Comunque sono nel villaggio, vale, cioè non l'ho specificato, ma chiaramente non è che potete andare in Sederonia, per non dire qualcos'altro, posso darvi certo dacci chiara, perché qua non stiamo trovando niente. Esatto. Ah, però ci metterà mezz'ora, porca misera. Sto all'interno. Okay, quindi sta in una casa. Ok. Credo. E beh, però questo non ci dice un beato cappero di niente, Chiara. No, in realtà aiuta un pochettino. Sì, perché tutte le case che abbiamo esplorato, caro Gabri. È vero. A meno che non sia nella casa di Rosy. Oddio, è vero. Casa di Rosy. Andiamo a vedere. Ciuta. No, se la Sono ciuta. In un'altra casa. No, se la ciuta mi è scappata così, non è. Ma chi è questo? Ah, questo è Gabriel. No, comunque non c'è. Sono io qua. Qui sotto. Dai, Gabri. E comunque stai parlando. Ma come? Tutto No, qua non si vede un beato fichero di niente. Me ne devo assolutamente andare via, perché poi dopo va a finire male che poi i tunisiani non vedono più niente. Poi no, loro devono vedere. Esatto, loro devono vedere tutto. Tunisiani, voi dovete vedere, dovete dirmi che se vedete oppure. Scrivetemi se vedete bene nei miei video oppure no. Oppure se vedete buio. Vabbè, non penso che vedano buio, cioè a me. Vabbè. Non penso che. Adesso sicuramente non vedono buio, si spera, perché sennò c'è qualche difficoltà. Non è che è dentro il campanile. Vado a vedere. Oh, porca miseria! Mi hai dato un'idea pazzurda, Gabri. Tu te ne devi. Porca miseria! No, Gabri. Cosa è successo? Ho rotto la tastiera. Come? Sì. Hai staccato il tasto della tastiera. Sì. Io proprio per il nervoso che ho avuto. Ah, ma qui dentro non l'avevo ancora visto che era costruito qua. Hai visto, però, Gabri, non c'è niente. No, adesso, ma come? Adesso vuoto. Distruggo tutto il campanile che ha fatto il povero nonno. Esatto. Il nonnetto. Scars. Come okay. Si permette? Ok. Come si permette? No, aspetta un attimo, non so manco ti parli. Su. Ok, anche a me. Ciao Angelo. Ah, oddio, ma era qui. No, dai, ma come ha fatto? Ma infatti. Adesso tocca all'altra. Ti picchiacchi, anche perché adesso dovete fare voi i vostri turni. Dov'è? Non sto capendo. Dove? Non ci posso credere. Dov'è? La casa di Anto, di chi? No, una casa. È di Anto, ho capito. No, sì, forse Anto, ho capito. Di Anto. Di Anto. Allora, veramente siete stati illegali, perché siete stati troppo complicati. Io devo aprire la bocca, mannaggia. Ma poi erano abbastanza. Adesso pure vicini, tu, Gabri, quando loro. Parli. Se tu mi parli addosso, io ti scuraccio. Ah, scusa. Ma cosa? Sì, che proprio ti prendono fuoco le cappette proprio. Cosa? Mia, no. Gabri parla troppo. Sì. E no, poi, come? Mamma mia. Ma cosa? E poi quando deve parlare parla male. Non è vero. Gabri, io parlo benissimo. Gabri è migliorato molto nell'ultimo tempo. Molto meno a parlare. Meno male. Però adesso migliorerà ancora di più, si spera. Allora, speriamo. Adesso quelli che ci cercheranno, visto che dobbiamo fare un turno un po' più celere. Anzi, no, sapete cosa? Cercherà uno. Ma noi ci nasconderemo tutti quanti insieme. Quindi quella più brava a cercare è Chiara, quindi Angelo viene a cercare tu.
però non può parlare, come ci trova? Questo in effetti può essere un... Eh no, però Gabri, cosa vuol dire? Non deve per forza cercare. Cioè, nel senso, perché sennò poi dopo... non so, questo video è molto complicato, ma Dunisiani è bello per questo, Esatto. perché è complicato, no? Mannaggia la sedia, che adesso mi devo spostare un attimo. Ok, perfetto. Ok, allora, seguite... allora, prima di tutto, chi è che cerca? Cerca chi è? Facciamo così. Dicevo, chi Si è è sentita la crashato? signora Sì, si è Angela, è sentito. crashato. Molto bene, Chiara, fai tu per favore quella che cerca. Immediatamente, perché la Angela... È salve, tornata. signora, mamma mia. La signora che parla nei miei video è veramente fastidiosa. Lei si chiama Giamberta la È Benberta. simpatica, però. A Sì. me sta Allora... simpatica. Sì, ma guarda che... Guardate Dunisiani che è simpaticissima. C'è una roba pazzurda, perché infatti, È la sai, per... mascotte del canale. Esatto. Com'è che si chiamava? Che già mi sono scordato. La mascotte del canale. Ah, vabbè, allora. Facciamo Gabri, facciamo solo io e te. Andiamo. Tu, va Chiara... bene, dove ci nascondiamo? Però non dobbiamo Ovviamente. dirlo. E beh, esatto, ma non lo stiamo dicendo, ci stiamo dicendo solamente che ci stiamo nascondendo Esatto. qua in questo posto, però... Giamberta si chiamava la tizia. Giamberta, ok, Giamberta la pazzurdenta. Allora, Chiara, io ti posso autorizzare a A volare, voglio dire... cercare. Certo. Cercaci nei miei... Oh, caspita, Gabri, è vero, però devo star È shifta. shiftato. Devo star shiftato, devi... Shiftiamo. Allora, qua Gabri ci possono essere due possibilità. O Chiara ci trova immediatamente e No, noi siamo finiti, oppure noi siamo finiti e Chiara ci trova immediatamente. Qual è No, la no. possibilità? Oppure... Se è vicina ce ne andiamo. Allora, piccolo indizio. Sì, da subito indizio, sicuramente no. State dentro o fuori? Diciamo Boh. no, diciamo dai, dentro, Dentro, dentro. dentro. Sì, esatto, Gabri, bravo. Siamo dentro, no? Perché dopo tutto in questa caverna succedono tante cose, no, Gabri? Però Gabri! abbiamo. Gabri, guarda! Gabri, guarda, guarda! Guarda! Hai capito? Oddio, sì. Hai capito, Gabri? Hai capito che posto pazzurdo? Esatto. Sì, mannaggia, aspetta un attimo. Com'è che si faceva? Gabri, aiutami! Come faccio? Oh mio Dio, no, porca miseria. Allora, dovrebbe essere così, ah, certo. Poi così, ok, perché praticamente dobbiamo andare da questa parte, Gabri. Poi dopo, praticamente possiamo di nuovo fare... No, 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 no! Gabri, devi fare una cosa immediatamente, devi fare così. Cosa Hai faccio? capito perfettamente! Vai, Ah, ho forza! capito, ho capito. Usa la tua vista super magica per vedere questo posto ancora più magico, eh? Ok, Va bene, va perfetto. bene, va bene così. Sì, Quello che ho fatto. assolutamente, assolutamente. Adesso, Gabri, Cosa facciamo? andiamo tranquillamente. Andiamo. Non ti devi proprio preoccupare. Cioè, volevo dire, no, noi ci siamo leggermente spostati, Chiara, perché guarda, purtroppo a volte va a succedere che troviamo posti migliori, no? Ci sono cose Esatto. un po' Non si trova. strane. È vero, in effetti, ma, cioè, nel senso, veramente, Chiara, Meno male che non si trova. chissà dove sarà adesso. Cioè, veramente. Esatto. Io me lo sto proprio chiedendo, perché sinceramente non lo so, cioè potrebbe essere o vicino o lontano. Giusto per Infatti, indizio, no, Chiara, dov'è speriamo che che non è sei? È vicina. vero. No, perché giusto per indizio, per sapere se sei vicino oppure no, dici se, dov'è che sei circa. Esatto, dove sei? Esatto, circa, perché chiaramente poi... Sto vicino a casa di Gabri. Ok, perfetto, perfetto. Ok, devo dire che non è che tu sia chissà quanto vicina, a noi. Esatto. Forse potresti camminare un po' di più. Questo è un piccolo indizio, comunque, Chiara. Dovresti apprezzarlo. Dovresti dire: è molto bello questo indizio, caro Dunis. Ne vorrei altri. Però Dunis non te lo darà, perché Dunis è Esatto, parsimonioso. mai, non daremo mai indizi. Esattamente. Bisogna essere parsimoniosi con gli indizi, perché va a Molto finire bello questo indizio, dopo. Dunis. Sì. E beh, ma per forza deve essere bello, perché sennò poi dopo che razza di indizi ti do, no? Poi dopo, cioè, dare indizi troppo brutti di Dunisiani, no? E poi, capito, non va bene nemmeno per le altre persone che comunque giocano con voi. Invece, se date indizi buoni, comunque va a finire, no? Che gli altri, no, si piacciono, no? Cioè, nel senso, gli piacciate. E poi dopo, no? Avete capito cosa intende Dunis? E poi voi capite cosa sta intendendo Dunis in tutto ciò? Più o meno. In tutto ciò, no, loro sono arguti, loro capiscono, Gabri. Va Tu bene, meno non ti male. devi Non proprio come me che preoccupare. non capisco. Esatto, tu probabilmente avresti qualche... Scusa, Gabri, ma tu, cioè, nel senso... Gabri? Gabri? Lo so, ho notato.
Ma non è possibile questa cosa, te ne rendi conto? Lo so. Aspetta, Gabri, non ci siamo, aspetta un attimo. Aspetta che tolgo tutta sta roba, perché qua c'è una cosa. Adesso devo scriverti una cosa, Gabri, perché potrebbe essere una cosa privata. Guardate gli indiani. Perché praticamente un altro indizio ha chiesto la ciuta. È un altro indizio che era ciuta. Non lo so. Un indizio potrebbe essere quello di andare su un colle montagnoso più elevato e cercarci in quei posti lì. Una cosa un po' molto più indiziosamente indiziosa. Tunisiani, voi state capendo, no, cosa dice Tunisi? Perché noi stiamo cercando di farvi capire, però. Cioè, per non far capire Chiara, perché chiaramente io ve lo potrei dire, ma poi dopo lei capisce subito e non va bene. Infatti, è vero, lei capisce, è furba lei. Ma perché lei è un genio della natura, è un astro nella notte, è una stella che illumina, che irradia felicità, positività, bellezza, amore, leggiadria. Cosa sto dicendo? Però è vero, Tunisiani, seriamente. Guardate, esatto. Sì. Ma siete... Dennis, io ti ho perso. Ma non ti devi proprio preoccupare, Gabri. Tanto sai cosa si può fare quando uno ci si perde, no? Ah, sì, si vero. Può ritrovare la strada andando avanti e indietro. Ci siamo capiti? Siamo capiti? Più o meno, sì. Scusa, ma io Gabri, ti ho scritto una cosa mezz'ora fa, non mi hai risposto. Ah, perché ti devo rispondere? Fai te, perché te l'ho scritta, se no? Dimmi un po'. Perché, Gabri? Io veramente, Tunisiani, io non ho parole. Cioè, io a volte mi chiedo se i miei amici abbiano qualche, non lo so, qualche neurone in testa oppure risposto. No. Ma tu, Gabri, tu riuscivi a fare quella cosa che ti ho scritto oppure no? Domanda, a voce, perché evidentemente questo è imbecille. Perché evidentemente ha qualche serio problema di comprendonio. Ma perché ti stavo rispondendo, ecco. L'ho fatta quella cosa, credo che dicevi. Ma no, Gabri, no, Tunisiani. Allora, Tunisiani, io dico no agli amici che non capiscono un cavolo, perché è tutto, è sempre inutile. Allora, Gabri, io ti scrivo. Tu allora, prima di tutto devo scrivere però la persona a cui devo scrivere. Infatti adesso tipo ti sbagli. No. Ecco, questo cercavo di dirti, Gabri, mannaggia te che non capisci mai un cavolo di niente. Tu non capisci niente, non è possibile. Poi pure ieri, Tunisiani, non vi faccio sapere, ieri mi ha fatto di innervosire. Lo so. Mamma mia. Ok, solo quello, Gabri, solo quello riuscivi sì, a... Sì. Ah, beh, allora può essere una cosa assolutamente positiva, perché vuol dire che non ha visto un'altra cosa che io avevo in spalle, praticamente, no? Esatto. Esattamente, ma comunque io... Allora, praticamente, cioè, è possibile, comunque, qua succedono cose un pochino stranuzze, perché... Oh mio Dio, no, Gabri, ma tu dove sei finito? Gabri? Io sono vicino a te. Ok, giusto, ecco, ti vedo adesso, no, perché sono leggermente imbecille, no? Chiaramente, perché non ti vedevo, ma sei chiaro, come sei il solito Gabriels di sempre, no? Adesso via. Sono sempre io. Io mi sto nascondendo dietro il microfono, questa cosa, Tunisiani, non va bene. Lo so, infatti, non va bene, benissimo. Il microfono tunisianico? Mi piace. Cosa? Il microfono tunisianico, porca miseria. Cos'è? Benissimo. Allora, tu non devi proprio parlare. Intanto c'è un pollo. È un signor Mispaspizzolo che mangia la pizza. Mamma mia, ma poi cosa sto facendo? Io sto facendo pure facce strane, Tunisiani, fra l'altro. Però vabbè, fate finta di niente. Intanto, cosa sta facendo? No. Chiara, noi ti stiamo vedendo comunque da mezz'ora e sei proprio rimasto. Infatti. Ma completamente stupida. Cioè, completamente. Non aveva nemmeno capito cosa stavi facendo qua. Allora, esatto. Facciamo slash d che basta così. No, slash and. Dai, non so più fare niente, Gabri. Questo è un problema. non so più fare niente, non so più usare i comandi. Basta, non so più giocare a Minecraft. Come? No, non va bene, non questa so cosa. Cosa hai fatto? Io sono un pollo che vola con le dita. tu sì che sei, Gabri. Comunque io, Gabri, prima avevo l'elitra. Imbecille di un imbecille. Io quello che cercavo di dirti da mezz'ora. No, non l'ho vista. Ah, ok, quindi perfetto, meno male. È perché meno infatti male. Anche io la vedevo. Infatti mi chiedevo se anche lei la vedeva. Esatto. Invece nessuno aveva visto niente. Comunque, Tunisiani, fateci sapere a tutti, esatto. Noi entrate nel nostro gruppo. Come le hai viste? Non le hai viste, ok. Non le ha viste, ok, meno male. Ok, meno male. meno male. Se volete entrare nel nostro gruppo, iscrivetevi immediatamente a questo canale.
Esatto. Lasciate like, scrivete nei commenti un emoji bella, tipo fiore, cioè mettete il fiore. L'emoji del fiore. Esatto, l'emoji del fiore è molto bella e soprattutto scrivetemi se volete vedere altri episodi del nascondino su Minecraft. Secondo me è molto bello il nascondino su Minecraft. Tutti sì, lo vogliono, esatto, vedere, grandi e piccini, belli, brutti, di qualsiasi orientamento sessuale, di qualsiasi mondo esso sia, vogliono vedere il nascondino su Minecraft di Dunis. Esatto. Mamma mia, che pro. Scusa, esatto. cos'è che stai facendo, Gabri? Mi sto stai parlando nel campanile. No. Primo, stai facendo esatto. Come? Stai parlando sopra di me. Poi, Gabri, per favore. Poi dopo stavi pure parlando a bassa voce. Io basta. Allora, fermiamoci qua, Dunisiani. È stato bello e ci sentiamo al prossimo video. Ciao.